Senza Johnson e senza l'ultimo acquisto Brown, che arriverà a fine settimana, la Giorgio Tesi Group è stata sconfitta dalla Virtus Bologna nell'amichevole giocata giovedì sera a Lizzano Belvedere. I biancorossi hanno ceduto il passo ai Felsinei solo dopo un tempo supplementare per 84-76. Williams e Cinciarini, i migliori marcatori di Sponda Pistoiese rispettivamente con 19 e 15 punti. Test comunque positivo per il gruppo di coach Moretti, che rivedremo in campo il 27 e 28 settembre nel quadrangolare di Porto Sant'Elpidio con Enel Brindisi, Virtus Roma e VL Pesaro. A proposito di Linton Johnson, il presidente, è stato proprio lui, insieme a Paolo Moretti, a strappare gli applausi più scroscianti durante la serata dedicata alla presentazione. Hello everybody, how you doing? Everybody's good out there, it's good to see you. It's great to be here in Pistoia. Oh, excuse me, ho pensato in Chicago, in America, scusami, questo è Pistoia. Salve. Grazie per tutti questa città, bella città. Ieri sera io veni per mia frutta secca alla sala. Io ho trovato prima, dopo due settimane, i miei allenatori non aiutami. Io ho chiesto mio gioco di compagno di squadra e nessuno capisce niente. Come voi, quando io ho detto Mobecchi in tu vedi tu, perché io ho giocato in Avellino per 3 anni e nessuno capisce quando io parlo, però piano piano mio italiano fa meglio. Però lo so, l'anno scorso è bellissimo anno per voi, quest'anno un altro anno, però io ho promesso a tutti i compagni di squadra lavoro forte per voi. Grazie mille. Scusa, Vanni, possiamo...